Il concetto del prescelto è profondamente radicato in narrazioni spirituali, mitiche e religiose, attraverso varie culture e tradizioni, spesso rappresentato come una figura destinata ad un grande scopo. Il viaggio del prescelto non è solo un percorso di trionfo e di gloria, ma anche di profonda sofferenza e sfida. Per cui essere scelti assume significati diversi a seconda delle persone. Quindi, preparati ad esplorare con noi il concetto del prescelto, un viaggio di trionfo e di sfida, e lasciaci il tuo pensiero sull'argomento nei commenti alla fine, e magari un like se il contenuto avrà risuonato in te. Quando parliamo di essere scelti da Dio o dall'universo, significa che Dio o l'universo ti ha personalmente selezionato per adempiere a un ruolo unico che implica aiutare gli altri nel tuo tempo. Questa selezione non è casuale, è come essere scelti personalmente per un compito importante. Essere scelti è davvero un grande onore. È una benedizione che porta con sé il proprio insieme di sfide. Coloro che vengono scelti affrontano spesso difficoltà perché possiedono doni spirituali speciali. Queste persone sono altamente consapevoli e allertate, con una profonda coscienza che le distingue. Hanno la capacità di capire e percepire ciò che gli altri stanno attraversando in modi che la maggior parte delle persone non riesce a fare. Le loro menti lavorano in modi diversi dalla maggioranza, il che li rende eccezionali a causa dei loro doni unici. I prescelti spesso avvertono un senso di diversità. Non si adattano sempre a tutti gli altri perché vedono e fanno le cose a modo loro, in modo unico. Questa caratteristica li distingue, ma può anche essere la fonte delle loro difficoltà. Essi sono infatti destinati a una missione molto più grande di loro stessi, che è sia un privilegio che una sfida. Hanno la capacità di vedere, sentire e percepire cose che gli altri non possono, sia attraverso i sogni, sia attraverso visioni, o ancora attraverso un forte senso di intuizione. Questa comprensione e percezione più profonde significa che sperimentano il mondo in un modo che va oltre l'ordinario. Eppure, questo conoscere di più e sentire di più profondamente comporta un insieme di sfide. Immagina una famiglia come se fosse un edificio, e al centro di questo edificio c'è un pilastro che tiene tutto in piedi. Se questo pilastro cade, l'intera struttura è a rischio. I prescelti sono come questi pilastri cruciali nelle loro famiglie e sono collocate lì per tenere tutto insieme, per guidare i loro cari fuori dall'oscurità e verso la luce. Ma essere questo pilastro significa spesso sopportare un grande peso. L'universo seleziona certe persone per avere un impatto significativo non solo nelle loro famiglie, ma anche attraverso le generazioni. Cionondimeno, questo percorso non è facile. Il mondo non si fa semplicemente da parte per questi prescelti, ma li sfida ad ogni passo. Questi possono affrontare opposizione non solo dal mondo in generale, ma a volte anche all'interno delle loro stesse famiglie. Essi portano un onore notevole, ma paradossalmente spesso trovano meno riconoscimenti tra le stesse persone verso cui sono inviati ad assistere. All'interno di loro risiede un profondo scopo e capacità, ma è questo stesso dono interiore che può portarli ad essere fraintesi, ad entrare in antipatia e persino ad essere perseguitati. Il percorso di un prescelto è pieno di ostacoli e l'opposizione arriva da ogni direzione. Questa resistenza non è casuale. È una risposta diretta al potenziale positivo che hanno dentro di loro. La vita tende ad essere più semplice per coloro che non si sono ancora risvegliati e che non hanno ancora compreso lo scopo che Dio o l'universo ha instillato in loro. Ed è quando una persona si rende conto del proprio destino, cioè quello di avere un impatto significativo sulla Terra, e che il suo viaggio diventa intriso di sfide. Improvvisamente, la vita non è più semplice.
diventa un campo di battaglia in cui ogni passo avanti è contestato. Pertanto, per i prescelti, queste sfide servono come conferma della loro chiamata. Il fatto stesso che affrontino tali prove è una testimonianza della loro importanza. Il nemico non perde tempo con coloro che non rappresentano una minaccia per il suo programma, ma prende di mira coloro il cui potenziale per realizzare un cambiamento positivo è maggiore. Pertanto, le lotte e l'opposizione che devono affrontare non sono segni di fallimento, ma indicatori del loro ruolo significativo nella storia del mondo. Proprio come un ladro non perderebbe tempo irrompendo in una casa vuota, così il nemico non si preoccupa delle persone che non sono sulla buona strada per fare qualcosa di significativo o portare qualcosa di valore. Soffrire come prescelto non è casuale. Questo perché hai un ruolo significativo da svolgere qui. L'esempio più grande di questo si vede nella vita di Gesù, che portò la luce nel mondo e sopportò la sofferenza più di chiunque altro. Questo ci mostra che la sofferenza è spesso una parte di un piano molto più ampio, un percorso necessario per coloro che portano la luce più grande e il potenziale di cambiamento. Pertanto, quando ti trovi ad affrontare delle difficoltà, non scoraggiarti o non sentirti male con te stesso. Riconosci invece che le sfide che affronti sono un segno di importanti cambiamenti, cambiamenti che dovresti porre in essere. Il principio secondo cui da coloro ai quali è stato dato molto ci si aspetta molto si applica qui. Ricorda che benedizioni e responsabilità significative spesso comportano sfide sostanziali. Accetta e abbraccia la sofferenza come parte del tuo viaggio. E questo non è un segno che tu ti sei smarrito, ma piuttosto è la prova che ti stai muovendo verso qualcosa di importante. Usa queste sfide come catalizzatore per la crescita e continua a spingere verso la svolta. Questo viaggio di abbracciare e superare la sofferenza non significa solo sopportare le difficoltà, ma è un profondo processo di trasformazione per prepararti a realizzare il tuo scopo unico. La tua svolta riveste un'enorme importanza ed è fondamentale capire che si estende ben oltre il tuo guadagno personale. Quando vieni scelto, il tuo scopo non riguarda solo la tua crescita o il tuo successo. Pensa alla tua svolta come una chiave che sblocca porte non solo per te, ma per molti altri intorno a te. Quando superi le sfide e raggiungi nuove vette, apri la strada affinché gli altri possano seguire. Le tue vittorie non sono solo le tue, sono condivise con la tua famiglia, la tua comunità e anche coloro che verranno dopo di te. Per esempio, considera il momento in cui un prescelto supera le difficoltà finanziarie all'interno della propria famiglia. Questo risultato non significa solo sfuggire alla povertà, ma anche cambiare il corso del futuro. Per molti, con la rimozione delle barriere finanziarie, l'istruzione diventa molto più accessibile, si aprono opportunità ed inizia un ciclo di prosperità. La trasformazione spesso deriva dalla spinta intrinseca del prescelto a sostenere, prendersi cura ed elevare gli altri, ed è una grande qualità. Essere riconosciuti come prescelti all'interno della propria famiglia, in effetti, comporta una serie unica di sfide. Il percorso non è facile e, a volte, il peso delle aspettative riposte su di te possono sembrare travolgenti. Perciò arrendersi non è un'opzione, per il semplice motivo che il benessere e il futuro di molti altri dipendono dalla tua capacità di perseverare e trionfare. Il tuo viaggio è segnato dalla sofferenza. Tuttavia è essenziale ricordare la forza che giace dentro di te. Sei forte, più forte di quanto potresti immaginare. La responsabilità di essere il prescelto ti è stata affidata perché possiedi una forza di spirito senza eguali. Ed è questa forza interiore che ti equipaggia per affrontare le tue sfide frontalmente e a farti emergere vittorioso.
Accogli a braccia aperte, dunque, le sfide che si presentano lungo la tua strada e cerca di comprendere che le tue lotte non sono solo ostacoli, ma anche opportunità per dimostrare le tue vere capacità. Se ti allontani da queste sfide, le possibilità di cambiamento e di progresso potrebbero essere ritardate di generazioni. Il tuo ruolo è quindi fondamentale e il tuo successo potrebbe spianare la strada per svolte immediate e future. Sappi che, come persona scelta per uno scopo più elevato, riconoscere il tuo vero sé è fondamentale. Dunque, guarda oltre l'immediato, al di là di ciò che i tuoi occhi possono vedere, guarda nel profondo del tuo essere. Le prove che sopporti non sono solo test, sono riflessi della tua immensa forza e potenziale. Il dolore, associato all'essere scelti, non serve ad indebolirti, ma a rivelare la profondità della tua resilienza e del tuo potere. In questo mondo incontrerai tanta sofferenza, ma è importante capire che questa sofferenza non è destinata a fermare il tuo progresso. Rimani sempre saldo come un supporto fondamentale per la tua famiglia, la tua comunità e persino per coloro che verranno nelle future generazioni. La tua perseveranza e le tue vittorie saranno fonte di gratitudine per molti, poiché il tuo viaggio ispira e solleva coloro che ti circondano. Quindi, quando ti chiedi perché il tuo percorso è pieno di difficoltà, ricorda che fa parte di un piano più ampio che mira a rivelare il tuo vero potenziale e a farti diventare una fonte di ispirazione e benedizione per gli altri. Se quanto ascoltato e visto ha raggiunto il suo scopo come pensiamo, non sottovalutare l'opportunità di iscriverti al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore. Grazie, spero che la tua giornata sia meravigliosa e che l'universo possa aiutarti e starti vicino incessantemente. A presto.